parliamo di salute anche ora, anzi di benessere, non possiamo farlo senza parlare di sport. Quanto abbiamo frequentato le farmacie in questo periodo, ma ora potremo farlo anche per ritirare una confezione particolare, una scatola che somiglia a quella di un medicinale con tanto di bugiardino, ma non è un farmaco, sono pillole in movimento, Massimo. È più di un farmaco, Francesca, perché controindicazioni davvero non ne ha, solo effetti positivi. Con quel bugiardino avremo infatti diritto a un mese di attività fisica gratuita, 235 comuni e 370 società sportive aderenti, 1700 le attività possibili. Obiettivo: tornare in moto e tornare insieme, ma anche rilanciare lo sport sociale per tutti. È un progetto della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. E allora buongiorno a Tiziano Pesce, presidente nazionale. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Francesca Romana, buongiorno Massimo e grazie di questa opportunità. Grazie a lei. Grazie a lei Tiziano Pesce. Allora, ci racconti bene, noi abbiamo dato qualche numero, qualche dato, qualche indicazione, ma ci racconti bene come funzionerà questo progetto che riguarda sport e salute, e a chi è diretto, ci faccia un po' insomma capire e quando partirà. Grazie, lo abbiamo presentato ieri in una conferenza stampa nazionale a Bologna, perché questo progetto Pillole di Movimento di fatto è partito 10 anni fa da Bologna, un progetto innovativo che poi nel corso degli anni ha riscosso un'alta partecipazione e che in questi mesi, grazie alla condivisione, al sostegno e poi al finanziamento del Dipartimento per lo Sport e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diventa un progetto nazionale, diventa una campagna nazionale, prima di tutto di comunicazione, e quindi grazie anche a Radio Rai, grazie a Rai, il servizio pubblico che in questi giorni ci sta dando molto spazio per proprio comunicare la bontà di questa campagna, che vuole essere proprio una grande campagna di sensibilizzazione e di promozione dell'attività fisico-sportiva, come avete già anticipato, come contrasto alla sedentarietà, che sappiamo tutti essere un grave fattore di rischio per la salute, e poi una campagna di promozione della cultura del movimento. Ne abbiamo bisogno come non mai, dopo ormai quasi 2 anni di pandemia, di restrizioni, il popolo italiano da sempre un popolo abbastanza pigro, abbastanza sedentario, quindi c'è, come diciamo noi del WISP, da mettere proprio letteralmente in moto il paese. Lo faremo attraverso la rete associativa WISP, 31 comitati territoriali coinvolti, raggiungeremo 235 comuni, come avete anticipato correttamente, con il supporto, con l'impegno di ben 370 tra associazioni e società sportive. Fondamentale ovviamente la collaborazione delle reti, delle farmacie, del sistema delle farmacie, che sappiamo essere punti di riferimento sempre più importanti per le nostre comunità, perché sarà nelle farmacie dei territori coinvolti che cittadine e cittadini di ogni età si potranno recare proprio per ritirare gratuitamente questa scatoletta che ricorda il classico farmaco da banco, con un bugiardino appunto speciale che conterrà tutte le indicazioni per poter andare nelle associazioni, nelle società sportive del territorio, usufruire di un mese di attività fisico-sportiva totalmente gratuita. L'obiettivo, la speranza ovviamente è quella che i cittadini e le cittadine che approcceranno magari per la prima volta l'attività sportiva poi si fermino e continuino a praticarla all'interno delle associazioni, seguiti da personale, da operatori, da istruttori altamente qualificati. Un'iniziativa davvero splendida, Presidente, ma perché ci sono città che non hanno aderito? O meglio, farmacie che forse non hanno aderito? No, diciamo che, ecco, come dicevo poco fa, da un progetto pilota territoriale che coinvolgeva solo il territorio di Bologna, grazie appunto al sostegno del Dipartimento per lo Sport, diventa un progetto nazionale. 31 comitati territoriali e 235 comuni, l'obiettivo è quello che questa sperimentazione dei prossimi mesi possa trovare, ecco, terreno fertile anche su altri territori, possa trovare ovviamente anche finanziamento, pensiamo, da parte delle amministrazioni locali. Viviamo ovviamente una fase storica molto particolare, complessa, come sapete, ne abbiamo parlato spesso anche durante le vostre trasmissioni. Il mondo dello sport di base, dello sport sociale, è anche uno dei più colpiti dal punto di vista dell'impatto economico e finanziario. Questo è anche uno strumento, un modo, ecco, per
sostenere la rete delle associazioni e delle società sportive sul territorio, e abbiamo anche un obiettivo, ne abbiamo parlato ieri in conferenza stampa con il capo dipartimento per lo sport appunto presso il governo, il dottor Michele Sciscioli. Il nostro obiettivo è anche quello che iniziative di questo tipo possano davvero alzare il livello dell'attenzione da parte delle amministrazioni pubbliche, dal governo centrale alle amministrazioni locali, proprio sul valore sociale dello sport e sull'attenzione che lo sport meriterebbe proprio come vera e propria politica pubblica. Giorgio Moi, diceva Tiziano Pesce, che è partito da Bologna questo progetto, e Giorgio Moi in collegamento con noi è proprio responsabile del settore fitness WISP di Bologna. Nel 2011 è partito dalla città dell'Emilia Romagna questo progetto, e quindi insomma già provato, e ci racconta, buongiorno intanto, quali sono stati gli effetti, quali sono state anche insomma la partecipazione di chi ha usufruito, perché non ha acquistato, è gratuito, ha usufruito di queste pillole in movimento. Esattamente, completamente gratuita questa promozione. Allora, è partito ormai 10 anni fa, come dicevate voi, e si è evoluta tantissimo questa promozione, chiamiamola così, perché col tempo tante persone hanno partecipato durante questi anni, ogni anno un numero sempre maggiore di persone, perché come ben sapete il passaparola è ancora un ottimo mezzo di comunicazione. E quindi dai primi anni, in cui magari c'era una stretta cerchia di persone che partecipavano a questa promozione, piano piano durante il passare degli anni appunto è aumentata, ed è, diciamo, si è anche ampliata la platea, perché con gli anni sono arrivati giovani, sono arrivati anziani, sono arrivate persone, diciamo, di tutte le fasce. Quindi, aperto a tutti, ad ogni età, senza limiti di età. Bisogna semplicemente essere maggiorenni, l'unico vincolo è questo qua. Sì, aperta a tutte le fasce d'età, assolutamente. Giorgio Moi, facciamo un appello ai pigri. Io sono un maestro di pigrizia, prego. Allora, questa promozione, diciamo che è semplicemente la base, è l'inizio di un percorso che ovviamente tutti dovrebbero iniziare a fare, perché lo sport è salute ed è benessere. Questa campagna è rivolta soprattutto al numero di sedentari, che aumenta ogni anno di più, soprattutto in questo periodo di pandemia che ovviamente ci ha costretto un po' di più a casa. Esattamente, non sembra finire da un momento all'altro, quindi diciamo che questo potrebbe essere uno stimolo per iniziare un percorso che può solo fare del bene. Quindi l'appello è questo: iniziate a muovervi, iniziate a fare movimento, qualsiasi esso sia. La promozione dà la possibilità di fare tantissime attività. Ecco, quali attività? Ci fa anche un esempio, insomma, tra le tantissime attività. Allora, che cosa si può fare? Dai classici corsi nelle palestre, quindi i corsi olistici come Pilates o la posturale, lo yoga, i corsi di fitness, la sala attrezzi, quella che è comunemente chiamata sala pesi, i corsi in piscina, il nuoto libero, diciamo che ce n'è per tutti. Le attività, come dicevate voi, le associazioni che partecipano sono tante, quindi c'è la possibilità per tutti di fare lo sport, l'attività motoria che più si addice alla persona. Ma cresce davvero la sensibilità degli italiani verso l'attività sportiva, l'attività fisica? Noi speriamo proprio di sì. La nostra esperienza qui a Bologna ci racconta che tante persone che hanno approcciato per la prima volta allo sport con questa promozione sono poi rimaste con noi nelle nostre attività per tanti mesi, per tanti anni. Noi abbiamo persone che hanno iniziato 10 anni fa con pillole di movimento e sono tuttora nostri soci, non hanno mai smesso, e questo è l'obiettivo, diciamo, di questa promozione: vincere la pigrizia e poi proseguire. Tiziano Pesce, quando partirà questa iniziativa? Quando è che si potrà andare in farmacia, e poi come scoprire queste farmacie? Sì, dai primi giorni di febbraio le farmacie avranno tutti i materiali, appunto le scatolette di questo farmaco speciale, pillole di movimento. Noi abbiamo messo online, proprio a partire dalla giornata di ieri, anche una nuova web app, che è pillolidimovimento.wisp.it, dove si possono trovare tutte le informazioni di carattere generale sulla campagna e tutte le modalità di partecipazione, le migliaia di attività offerte su di
suddivise per comune e tutti i riferimenti delle farmacie dove ritirare la scatoletta con il coupon che, appunto, lo ricordiamo ancora una volta, darà diritto alla partecipazione totalmente gratuita ad un mese di attività sportiva fisico-sportiva. Lo ricordiamo, Pesce sarà questo bugiardino, questa confezione sarà distribuita a tutte le età, ovviamente. Sì, allora nelle farmacie si troverà la scatoletta, occorrerà essere maggiorenni, ma poi non senza alcun vincolo di età, oltre alla maggiore età. E quante saranno? Ci sarà un limite, immaginiamo, perché poi insomma i finanziamenti purtroppo non sono infiniti. Certo, distribuiremo 480.000 scatolette e vedremo, ecco, quello che abbiamo anche condiviso col Dipartimento per lo Sport è il fatto di monitorare questa campagna. L'obiettivo, ecco, veramente è di mettere in movimento più cittadini possibili. Davvero al volo, Giorgio Moi, per la sua esperienza in questi 10 anni, qual è la fascia di età che si è che ha usufruito di più di questo bel progetto? Allora, la fascia, diciamo, principale è quella adulti anziani. Solitamente questo, sì, questa era la fascia che più come numeri era più numerosa. Poi adulti e anziani, però l'invito è per tutti i maggiorenni. Grazie Tiziano Pesce, presidente UISP, grazie Giorgio Moi. Rieccoci in studio, ben ritrovati all'ascolto da Massimo Giraldi. E da Francesca Romana Ceci. Abbiamo parlato di un progetto interessante nella prima parte, Pillole in Movimento, della UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, una campagna di contrasto alla sedentarietà e di promozione della cultura del movimento per il benessere e la salute, praticamente delle scatole che possono essere ritirate in farmacia per un mese di attività sportiva gratuita. Ci scrive un ascoltatore: io non posso fare questa cosa adesso perché ho appena fatto una protesi al ginocchio, sino a quanto dura, parte a febbraio, sicuramente verrà ripetuta, però magari nel bugiardino massimo della scatola di questo farmaco speciale si potrà trovare un'attività anche adatta al nostro ascoltatore. Esattamente, Francesca.